Amici di forzabarletta.it e barletta.tv, siamo in compagnia di Massimo Penza, archeologo sportivo, e qui con noi anche Umberto Casale. Entrambi hanno assistito alla cerimonia di presentazione della squadra del Barletta ai tifosi, cerimonia ufficiale per quest'anno. Massimo, una squadra molto giovane quest'anno per Barletta, causa anche la poca disponibilità economica. Cosa ne pensi? Quali sono gli auspici per questa stagione? Beh, sicuramente quello che abbiamo visto in questi giorni è molto entusiasmo, e questo è importante. Tutte e tre le partite abbiamo visto ragazzi che hanno dato l'anima, sebbene in situazioni di carenze di preparazione atletica e di amalgama. Quindi era normale che ne venissero fuori delle sconfitte. C'è comunque entusiasmo, e la serata di oggi è anche la dimostrazione. So che gli abbonamenti tutto sommato stanno andando anche relativamente bene, quindi è il momento di stringerci attorno a questa squadra, alla città, e di dare tutto. Umberto, quanto può contare la mano di Gianni Manico in una squadra fatta da ragazzini? Beh, io penso che conta tanto, perché prima Gianni Manico conosce benissimo la piazza di Barletta, che è stato 2 anni come calciatore, 1 anno della Serie C. L'anno che vincemmo il campionato lui è stato un artefice. Poi a lui piace lavorare con i giovani, e ultimamente, parlando con lui, ha detto che è una scommessa che si è fatta in se stesso di portare a un campionato una salvezza tranquilla, sì, dalle prime battute. Vedi, questa si critica, si fa, questa è una buona squadra. È chiaro che i ragazzi debbono crescere mano in mano con qualche gente d'esperienza, qualche gente che deve fare la chiocciola a questi ragazzi. Ci vuole, ma però sono sicuro che quest'anno allo stadio Puttil un paio di domeniche ci divertiremo e sonoramente. Umberto, per un giocatore che viene qui a Barletta, per un ragazzo che viene qui a Barletta e osserva tutto il calore dei tifosi, quanto può essere uno sprone questo per far bene? Beh, Barletta è una grossa piazza, con un passato calcistico di Serie B, non sto io a dirlo, ogni giocatore farebbe carte false per venire a giocare a Barletta, perché sanno che la nostra magnifica tifoseria non li lascerà mai solo, e io sono convinto che già da domenica a Messina saremo più noi barlettani che quelli dell'Igea. Grazie a Umberto Casale e Massimo Penza.